RadioPres. 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 Uè furbacchioni, vi ho capito a voi due, mi volete mettere al posto di Napolitano per farmi andare a Roma, ma io resto qui a mettere su CD e mi dovete pure pagare. Fuori i soldini. Non tanto presidente della provincia di Novara, ma presidente della Repubblica. Della Repubblica! Sozzani for president! Vai! Siete dei morti di fame, ma mi fate tenerezza. Questi due ragazzi qui che hanno bisogno. Abbiamo bisogno. Natale, teniamo famiglia. Ma perché non vi trovate un lavoro serio voi due? La smettete di fare i pirlo alla radio? Ragazzi, firmate, mettete la cifra che volete. Io prendo, però dovete venire voi a Novara. Sentite qui che cosa dice la Barbara Ferrarese della redazione. In una recente conferenza stampa lei ha dichiarato che in provincia di Novara ci sono 900 posti di lavoro disponibili non sfruttati. Una notizia che fa scalpore. Questo vi fa capire come vi è lontananza fra istruzione e il mondo del lavoro. Un tentativo, diciamo, di cambio di rotta che questo tipo di amministrazione sta conducendo rispetto all'applicazione istruzione con, diciamo, l'ente scuola, con l'attività della scuola. Sì, ma questi qui non sanno proprio fare niente. Meno male che noi la provincia abbiamo messo su dei bandi che mettono a disposizione delle imprese alcune ore mensili pagate da noi ai lavoratori. Dall'inizio dell'anno apriremo un ufficio specifico che sarà ufficio sviluppo imprese, che si dedicherà all'assistenza rispetto all'utilizzazione di questi bandi e quindi di questi soldi, che sono peraltro soldi piuttosto importanti in un momento di crisi come questo. Capito? Basta che mi fate continuare a screcciare. Raga, mi raccomando, vi aspetto la prossima settimana con RadioPres, sempre su Punto Radio. It's a wonderful, wonderful